L'abbordaggio e poi il blocco di una nave da carico sul Mar Nero mette in chiaro quanto i russi non siano disposti a far esportare agli ucraini nemmeno un chicco di grano. La Sukru Okan, con bandiera di Palau, ha poi continuato la navigazione, ma solo perché i reparti speciali di Mosca hanno potuto constatare che le sue stive erano vuote. Da una parte mitra in pugno, dall'altra le braccia alzate dei marinai. Il Mar Nero è un mare sotto il totale controllo delle pattuglie dei russi, che dopo aver abbandonato un mese fa gli accordi sul grano, applicano blocchi navali capillari, bombardano i silos dei porti ucraini e di questa notte l'ultimo loro raid di droni kamikaze che ha colpito magazzini del grano ad Odessa. Un altro stormo di droni nelle stesse ore è stato respinto a Izmail, porto fluviale sul Danubio, già bombardato 2 settimane fa per impedire agli ucraini anche il corridoio di esportazione alternativo, quello via Romania. Le attrezzature sono distrutte, la linea del fronte è vicina, immagazziniamo, ma non sappiamo cosa succederà, è il lamento di questo agricoltore che dimostra come nei campi ucraini non vada meglio. La guerra non finirà fra 2 o 3 settimane, nemmeno la prossima primavera, ha affermato Kiev, che ora ha subito uno schiaffo diplomatico, quello da parte di Nuova Delhi. Modi, il premier indiano, non ha voluto invitare l'Ucraina al prossimo G20, dove invece ha annunciato accoglierà una delegazione di Mosca, che a sua volta ha potuto chiudere con il ministro della difesa cinese, Li Shangfu, accordi di cooperazione militare. E in chiave anticinese, a Camp David, Biden, venerdì prossimo, ospiterà un vertice di quella che potrebbe essere la futura NATO d'Oriente, formata da USA, Corea del Sud e Giappone.